Cari amici, incominciamo anche questa sera, sera estremamente importante perché abbiamo presentato una denuncia molto circostanziata relativa al vero potere economico finanziario che comanda in Italia. Il quale potere, ricordiamocelo bene, non è quello che pensano i nostri amici, quelli che sono più evoluti, cioè un'evoluzione sociale, il 90% delle persone gliene frega niente, un 10%, no, un 5% crede che la Banca d'Italia sia di proprietà dello Stato. Gli altri non sanno nemmeno che esista la Banca d'Italia, e l'altro 5% crede che la Banca d'Italia sia privata ma di proprietà di alcune banche note italiane e quant'altro. Non è vero, però prima di entrare nel merito, e la denuncia verrà illustrata da Orazio, voglio farvi vedere due cose. Intanto questo libro che si trova regolarmente in edicola. E dice esattamente che cosa succede in termini di privatizzazioni. L'altra cosa riguarda questa importantissima tappa della storia evolutiva del nostro paese, e vi dico subito che ne parleremo ampiamente. Vi invitiamo tutti a partecipare al convegno che verrà tenuto a Via Salustiana 27A il prossimo 16 novembre pomeriggio dalle 5 in poi, che tratterà appunto l'argomento della riforma della Costituzione. Contrariamente a quanto dice il buffone di turno, il capo del circolo dei benpensanti, cioè di questo governo di Lazzaroni, il circolo Pickwick. Sì, almeno il circolo Pickwick era un circolo simpatico, sì, di gente che si voleva suicidare. Sì, sì, sì. Magari si suicida. Oh, ricordiamoci che in Italia ci sono stati a causa. Allora ricordiamoci che in Italia, a causa di questi esimi personaggi, cioè, sicuramente uomini e soprattutto donne d'onore, no? D'onore malfamato, ovviamente, no? E sono morti ben 800 per suicidio indotto, sono morti ben 800 imprenditori nel giro di 5 anni, che significa che qualora si volesse attuare un principio di eliminare dall'Italia qualsiasi iniziativa, cioè qualsiasi senso di spirito di iniziativa, e questa è la procedura da consigliare. Però noi sicuramente, lo diciamo per garanzia ai nostri amici, saremo disposti a replicare con loro, perché loro l'hanno fatto finora nei confronti degli italiani, e noi no, lo faremo nei confronti di questa Corte dei Miracoli, che non è detto che non avvenga, perché come vedete il fatto Trump, indipendentemente dal personaggio, che a me mi sta simpaticissimo anche solo perché ha rotto, è un cialtronaccio, Borgadaro, allora, ha rotto le uova nel paniere a questa massa di delinquenti. A me mi basta e mi avanza, cari signori, magari ci riuscisse, no? Ecco. A questo punto diciamo che le cose che importano maggiormente, perché le persone non hanno ancora capito che cosa si tratta quando si tratta di riforma costituzionale. Adesso per il momento glielo diciamo, e poi dopo affronteremo il problema, lo ripeto, a Via Salustiana 27A, è praticamente un centro per mostre d'arti e quant'altro. Alle 17:30, Via Staruttiana si trova dietro a fianco al governo italiano, della sede del governo italiano, cioè l'ambasciata americana, e si terrà appunto il 16 dalle 5:30 in poi. Allora, diciamo proprio piccole cose che sono state elencate qui in questo simpatico, come dire, io lo chiamo opuscolo perché l'ho stampato da internet, insomma si trova tranquillamente. Disclaimer, diciamo all'americana.
principali punti della riforma costituzionale. Fine delle garanzie del bicameralismo. Fine dell'elezione diretta dei senatori. Fine dell'autonomia legislativa delle regioni. Fine dell'autonomia legislativa delle regioni. Questo è una cosa importantissima. Hanno annichilito le grandi città provinciali, di fatto essendo diventare metropolitane, adesso annichiliscono e eliminano anche le regioni. E questo cialtroncello. In modo da poter accentrare il potere in poche mani, poche fidatissime mani, dove il controllo sarà totale. E poi diremo da parte di chi, però ve lo diremo dopo, da parte di chi il controllo sarà totale. Il cialtroncello assieme alla Baldraccona vanno in giro dicendo che questa riforma serve per ridurre le spese. Quindi immaginatevi un po' che a quale livello di truffa, di sostanziale mistificazione questi quattro stronzi sono arrivati. E c'è ovviamente, meritevolmente, molta gente che ci crede pure. Proseguiamo. Modifica del meccanismo di approvazione delle leggi. Non diciamo come e in che modo, ma se il meccanismo di approvazione di leggi viene modificato, significa che, cari amici, le leggi ve le dimenticate. Le leggi vengono dimenticate, ci sarà solo il puro arbitrio. Poi, modifica dell'iniziativa legislativa popolare. Mentre fino ad oggi, per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare, questo è veramente indicativo, perché insomma più di così bastavano 50.000 firme, adesso ce ne servono 150.000. È strano. Lo stesso vale per il referendum. Prima occorrevano 500.000 firme raccolte, adesso ne servono 800.000. Ma come niente fosse, no? Loro mettono 800 per fare un referendum. Allora, il referendum dovrebbe avere massimo 50.000 firme, massimo 20.000 firme, se vuoi fare un referendum, perché poi dopo tu il referendum te lo vai a cercare, se è valido, e stai alla Corte Costituzionale o altre corti che lo devono decidere, non il numero di quelli che firmano la proposta del referendum. Quali sono i prossimi passaggi della riforma costituzionale? Il nuovo sistema elettorale, entrata in vigore, obiettivo del nuovo sistema elettorale, questo lo leggiamo. L'obiettivo del nuovo sistema, qualunque sia la partecipazione al voto e la dimensione reale del consenso ottenuto, è attribuire a un unico partito la vittoria elettorale e il governo del paese. Sono abolite le coalizioni. Sono abolite persino le coalizioni, come se il PD, che è un partito che si chiama un partito costituito dai catto comunisti, cioè sai, democristiani di sinistra, no? Che quelli i personaggi più squallidi, più iettatori che conosciamo da quando si sono costituiti. Più biechi. Sì, alcuni di questoro, avendo capito l'antifona, qualcuno dei padri, no, di questi, si sono fatti frati, noi sappiamo perfettamente chi, capito? Dossetti, ad esempio. E allora questi, avendo capito che erano caduti nella panie, si sono pure fatti frati. Ma gli altri restano i mascalzoni che erano. Doppio turno, soglia di sbarramento, entrano alla Camera tutti i partiti che abbiano superato il 3% dei voti validi. Intanto il problema è quello dei voti validi, che sappiamo sempre che ci sono delle commissioni che invalidano sempre i voti contrari alle loro intenzioni. E poi che abbiano superato il 3%. Il 3% sarebbe anche ragionevole, ma bisogna vedere in relazione a che, visto che essendo abolite le coalizioni e quindi essendo riconosciute esclusivamente le coalizioni a bovo, e allora il discorso sembra abbastanza consistente, ma nel loro interesse. Preferenze, 100 collegi, l'assegnazione dei seggi della Camera avviene proiettando le percentuali dei partiti ottenuti
a livello nazionale su 100 collegi, in ognuno dei quali... Modalità cervellotiche che servono solo per poter avere più carta bianca e più mano libera per poter fare i cazzi. Esattamente, tutto il continuo la lettura, preferenze e capolista, queste le lasciamo al loro destino. Comitato per il no nel referendum costituzionale. E a questo punto non diciamo nient'altro, sappiate che sono in Italia presenti svariate decine di comitati per il no, vi invitiamo vivamente a contattarne qualcuno e capire le loro ragioni. Loro sono ragioni diverse, per quanto mi riguarda dirò delle cose che nessuno ha detto e le dirò il giorno 16 di novembre a via Salustiana 27A, dirò delle cose diverse. Chi è interessato viene a sentire. Adesso do la parola a Orazio che illustra la denuncia che noi abbiamo presentato. Bene, ciao, confermo tutto quello che ha detto Giorgio in merito alla presentazione di questa denuncia che abbiamo fatto, aggiungendo il fatto assoluto di gravità inarrivabile che è stato messo in atto da sempre nella comunicazione e informazione dei cittadini, e cioè che uno Stato deve essere, per essere uno Stato, deve avere i tre poteri, e cioè quello giudiziario, cioè legislativo, esecutivo e giudiziario nell'ordine. Ma i cari amici che hanno gestito gli Stati negli ultimi due o tre secoli, raccontando sempre un sacco di menate, hanno opportunamente per loro celato il potere più importante che controlla tutti gli altri, non solo questi tre, ma qualunque altro potere uno possa immaginare, e cioè il potere monetario. E noi da tanti anni, prima singolarmente attraverso varie posizioni politiche di vario genere e poi adesso da una decina d'anni insieme, combattiamo la battaglia delle battaglie che è quella contro il sistema monetario, del controllo della moneta e del sistema finanziario in generale. E questo è il potere vero. Il potere vero, assoluto, è quello della grande finanza internazionale, del grande sistema bancario monetario internazionale che gestisce ormai praticamente tutto il mondo, tutti gli stati, tranne una decina. E allora, seguendo le tracce di questa indagine che noi conduciamo da anni, venerdì passato, il 4 di novembre, abbiamo partecipato, avremmo dovuto partecipare anche come relatori, ma purtroppo poi le relazioni che erano prima di noi si sono dilungate molto, per cui gli amici che avevano organizzato, senatori del Movimento 5 Stelle che avevano organizzato questo incontro, hanno detto che a breve ci sarà un nuovo incontro e noi avremo modo di esprimere tutto quello che abbiamo da dire in questo secondo incontro. Però lì abbiamo potuto appunto partecipare dal vivo a tutta la serie di relazioni che si sono avvicendate nel corso della conferenza, tutte veramente molto valide, molto interessanti, soprattutto quella che è stata riferita per ultima, e cioè quella dell'amico CTU di Cremona, Alessandro Goni, che da ricercatore professionale, qual è in quanto consulente del tribunale di vari tribunali, per difendere i cittadini dagli attacchi delle banche, sia un po' per lavoro che per passione che per interesse personale, ha portato avanti negli anni una serie di ricerche per cui è giunto a raggiungere dei documenti che comprovano verità veramente trascendenti, drammatiche, inenarrabili per quanto sono di rilevanza e portata nella vita di ogni sindaco, cittadino italiano, posto che possa essere ancora considerato chiamato italiano, cittadino e italiano. Considerato italiano. Allora, ecco qua, questa è la denuncia che abbiamo fatto stasera. Anzi, oggi è l'ora di pranzo, e qui ci sono tutti i personaggi di rilevanza nazionale, a partire dal 92, dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, Napolitano, Mattarella, tutti i ministri dell'economia dal 92 in poi, delle finanze sempre dal 92 in poi,
del Tesoro e del Bilancio e poi tutti i governatori della Banca d'Italia a partire dal 92 e tutti i membri del Consiglio Superiore di Banca d'Italia a partire dal 92 e tutti i presidenti delle varie banche commerciali a partire delle varie banche commerciali citate in questo documento a partire dal 92 e poi un signore che si chiama Angelo Cardarelli e un altro signore che si chiama Giulio Trevisan. E uno dirà, ma che c'entrano questi due? Poi dopo ve lo raccontiamo. Una piccola interiezione. Il 1992 è anno cruciale, va bene? Come il 1933, come il 1943, come il 1929. Sono anni cruciali degli ultimi anni, dell'ultimo secolo. Va bene. Allora, qui, in questa... Ah, dimenticavo il 1974... Ricordatevi questa importantissima data, certo. Che però è conseguenza dei precedenti. Nulla nasce da niente, né? Tutto ha un'origine da qualche altra cosa. Allora, qui ci sono, per le ipotesi di reato P&P, dagli articoli previsti, cioè dagli articoli, non li cito tutti, ma sono 39 articoli del codice penale. Non credo che abbiamo mai fatto una denuncia con 39 diverse ipotesi di reato. Che cosa è successo mai di così drammatico? È successo, allora, come dicevo lui prima, la maggior parte della gente non sa un cazzo, diciamo è più del 50%. E quello che lo sapesse non gliene frega niente. Non gliene frega niente. L'altro 50% rimanente è diviso in vari settori, fra cui i due li ha detti lui. Io ma... dicevo, vedi, questi qui vivono sperando, secondo il cliché che è questo, chi vive sperando muore cagando. Ecco, prosegui pure. Allora, la cosa interessante, l'altro 50%, di cui il 10% lui l'ha detto già che sono quelle due tipologie, ma c'è una parte residua, l'altro 40-39%, che è, diciamo così, agnostico, nel senso che sa più o meno qualche cosa, non gliene frega un cavolo di niente. Crede di sapere. Crede di sapere, cioè, diciamo, un po' di miscellanea varia all'interno di questo percentuale. Ma c'è un 1% che per fortuna qualche cosa la sa e se ne interessa e siamo quelli come noi. Cioè quelli che, o come voi che seguono, o quelli come noi che ce ne occupiamo, a tempo pieno, che comunque vanno ad indagare di prima mano come noi o di seconda mano come voi, ma che comunque hanno la sensibilità, la capacità conoscitiva, cognitiva, elaborativa di poter agire su queste informazioni e crearsi una sua opinione, una bella presa di posizione e così via. L'1% quindi è consapevole per la buona parte, come diceva lui, che c'è una Banca d'Italia che è più o meno privata, è di diritto pubblico ma di settore privato, economicamente e giuridicamente privata. Privata, e invece è un aborto logico, non è vero un cazzo, manco qua, ma comunque sia, diciamo, quello dicono loro, lo dicono, però dopo nella realtà dei fatti non è affatto così. E l'altra percentuale minima, che è un po' più evoluta, dice, beh, in fin dei conti sì, è vero, la Banca d'Italia è controllata da vari pacchetti di percentuale di controllo da parte delle banche commerciali italiane. Allora, già abbiamo detto tante volte che le banche commerciali italiane in realtà sono di facciata italiana, di nome italiano, perché la buona parte degli azionisti delle banche italiane private commerciali in realtà sono o banche filo-americane, filo-ebraiche, filo-israeliane, filo-britanniche e quant'altro, o anche di provenienza orientale in qualche caso, araba in altre, ma che... dove l'arabo è la cosa, sono gli alleati di Lonsignori, sì, 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 non sì. Gli altri beh, gli altri sono morti di fame, no. Per la mia... gli iraniani non sono morti di fame, ma insomma contano meno. Quello che è importante quindi è che c'è una fascia di persone che comunque è consapevole di questo e dice sì, è vero, la Banca d'Italia è di diritto pubblico ma di proprietà privata, è sì controllata dalle banche italiane, magari pure è controllata da banche straniere, ma in fin dei conti è comunque sempre sotto il controllo della gestione.
persone del consiglio di amministrazione che alla fine sono cittadini italiani, eccetera. Aspettate un attimo. Allora, intanto ricordiamoci sempre che la Banca Italiana controlla il 14,85% della BCE, la Banca d'Italia. Quindi tutto quello che gestisce la Banca d'Italia, decide la Banca d'Italia, poi va a riflettersi sull'operato del signor Mario Draghi insieme a quello di Francia, Germania e della Spagna. Di cui quando rappresenta il 14,5%. 85. Beh, tanto è il 14. 14,85. Allora, il suo valore a livello di voto per le decisioni fondamentali della Banca Centrale Italiana è importante, ma è relativo sempre ai proprietari reali della Banca d'Italia. E ci arriviamo, aspetta. Allora, quindi vuol dire che quando la Banca d'Italia, il rappresentante della Banca d'Italia va in BCE e poi va a un consiglio di consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea insieme al governatore della Banca di Spagna, governatore della Banca Francese, al governatore della Banca Tedesca, vanno lì e loro quattro discendono poi per tutti, perché è così che funziona, perché essendo la percentuale attorno al 60%, già con 65% con questi qua, hanno già abbondantemente il pacchetto di maggioranza anche lì e quindi prendono le decisioni. Ma chi sono questi qua? Allora, tanto cominciamo a parlare della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, quindi, qualcuno pensa, il più evoluto, pensa che sia la fascia più evoluta diciamo, degli indagatori come noi, pensa che sia, diciamo, sì, di proprietà delle banche commerciali italiane, che magari siano pure controllate da pacchetti di maggioranza di banche estere o di finanzieri esteri, che comunque rispondono a un consiglio di amministrazione più o meno italiano. In realtà non è così, perché abbiamo scoperto tramite l'amico Alessandro Govoni, che fa il CTU per conto di vari tribunali e che, appunto, dicevo prima, è andato a indagare bene, ha scoperto una cosa incredibile. Allora ve la faccio vedere subito perché è importante. Allora, questi sono due documenti. Sono due documenti che, oltre ad essere allegati qui su questa querela, quindi già di per sé sono documenti affidabili fino a prova di smentita, perché le care banche ci devono smentire che questo documento è falso, ma qui questo documento è pure asseverato e confermato legale da parte di un legale notaio accreditato, con tutti i crismi e contro crismi, e quest'altro documento altrettanto, sempre asseverato dal notaio, come abbiamo detto. E allora, che dicono questi documenti? Allora, dicono che questo è un documento della Banca d'Italia, qui purtroppo non si vede tutto. Allora, questo è un documento dell'Unicredit, mi sono sbagliato, eccolo qua, Unicredit, vedete, è un documento ufficiale dell'Unicredit. Allora, questo signore qui, cioè questo elenco qui, è l'elenco dei signori delegati all'assemblea del consiglio d'amministrazione della Unicredit, e qui in questa posizione dove c'è la freccetta vediamo questo signor Angelo Cardarelli, ripeto un'altra volta, Angelo Cardarelli, che è delegato come mandato a rappresentare 1991 banche, non una, ripeto, 1991 banche che devono, diciamo, difendere i loro interessi all'interno del consiglio d'amministrazione della Unicredit. Non è finito. No, io non ho reclamato, purtroppo, anche perché io non ho la macchina. Allora, questo sempre nell'assemblea ordinaria in unica convenzione c'è della Unicredit, sempre dicevamo, c'è l'elenco dei deleganti, e ecco qui in fondo questo signore di prima,
tale Angelo Cardarelli, di professione legale, avvocato, patrocinatore. Questo signore detiene il pacchetto della Unicredit pari a 1.880 milioni e rotti di azioni. 1.880 milioni di azioni, non di euro, ma di azioni. Lasciamo perdere quanto valgano quelle azioni, fate un calcolo da soli. Allora, questo signore detiene come delega da solo il pacchetto di maggioranza dell'Unicredit. La stessa cosa vale, ma non abbiamo i documenti ancora qui, per un altro signore che si chiama Giulio Trevisan, che fa parte dello stesso studio legale in Milano, i quali, fra le altre varie cose, diciamo attività più o meno legali, quanto stabilito dal loro studio, che cosa fanno? Hanno la gestione di un fondo patrimoniale che, guarda caso, si chiama Anima. Anima, e non è che si chiama Anima a caso, poi magari ci ritorniamo sopra. Allora, questo signore, Angelo Cardarelli, ricordiamolo sempre, che cosa fa? Con il pacchetto di maggioranza, lui, Unicredit, della Unicredit, ha il potere di gestione dell'Unicredit, no, ovviamente. La stessa cosa fa, non so da quanto tempo, adesso non abbiamo quei documenti, ma stiamo per averli, il signor Giulio Trevisan fa la stessa cosa con l'Intesa San Paolo, la banca Intesa San Paolo, cioè anche lui detiene circa 2 miliardi di azioni, cioè scusa, 2 milioni e 2 miliardi, non mi ricordo più, no, 2 miliardi di azioni con cui gestisce anche lui il pacchetto di maggioranza della Intesa San Paolo. Che sta a dire questo? Che siccome Intesa San Paolo e Unicredit detengono il 67% circa del pacchetto azionario di Banca Italia, e attraverso questa altra cosa che adesso vi faccio vedere qui, detengono 265 voti dei 529 della Banca d'Italia, che sta a dire che con 265 hanno la metà più uno dei voti in assemblea in Banca d'Italia. Questo sta a dire una marea di cose, ma principalmente che loro sono i padroni veri di Banca Italia. Questi due signori decidono le sorti di Banca Italia, il bello e il cattivo tempo di Banca Italia, ecco spiegato fra l'altro perché le ispezioni di Banca Italia praticamente verso queste sette banche non esistono, hanno fatto di più e di peggio, e spiegano ad esempio il perché del crollo e della caduta in rovina del Monte Paschi di Siena, che non è stato al gioco di questi signori. Ma erano anche linee politiche differenti. Sì, 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 tutto quello che vogliamo. Che dietro, soprattutto dietro a quello che si chiama Banca di Roma, Banco di Santo Spirito e altre banche di questo tipo, ci sono stati gli interessi economici e finanziari del Vaticano. Certo. Questo dobbiamo ricordarlo. Certo, certo. E come sono presenti di nuovo soprattutto di chi, allora, più che Banca Intesa, diciamo Intesa San Paolo, poi c'è la componente San Paolo. Quello, quello però, però l'altra è la banca, non la principale economicamente e internazionalmente, ma comunque quella che maggiormente detiene le capacità operative economico-finanziarie del Vaticano, e l'altra, ricordiamoci. Allora, capiamo bene, quindi noi qui oggi siamo di fronte a questi signori che con la delega, il signor Angelo Cardarelli, con la delega di 1.291 banche, non pizzerie, banche, 1.291 banche, gli hanno dato la delega per gestire questo pacchetto di azioni dell'Unicredit e poi della Banca d'Italia.
Allora, questo signore ha il nostro amico Alessandro Goni ha scoperto una cosa importante, è che questi signori, Alessandro, cioè Angelo Goni e Giulio Trevisan, no, con... sbagliato, scusa, Angelo Goni è il nostro consulente. Angelo Cardarelli e il signor Giulio Trevisan hanno messo in piedi una struttura, diciamo, abbastanza criptica, in cui loro gestiscono una decina di hedge fund attraverso tutta una serie di dispositivi che è inutile qui descrivere perché è superfluo, ma poi ve lo andate a leggere, ve li andate a leggere i documenti sempre su Alba Mediterranea, appunto, Alba Mediterranea 1 con la cifra 1, oppure su albamediterranea.com, oppure meglio andate poi a chi vi sta vedendo può prendere i documenti anche attraverso dei link che metteremo sul video che stiamo registrando adesso. Allora, questi signori, questi due che fanno queste operazioni strane, hanno messo in piedi questi 10 hedge fund che praticamente fanno riferimento a location sparse un po' dappertutto, come per esempio anche in Lussemburgo, dove però questa banca che gli dà il mandato appare essere la JP Morgan, tanto per dire un altro nome, no? Allora, la cosa da dire per concludere, diciamo, l'aspetto di presentazione è che seguendo il discorso che ha detto adesso giustamente Giorgio, non è detto che andando ad indagare un po' più a fondo ad altri due o tre livelli della cascata non si giunga a vedere e a percepire la presenza, diciamo, nefasta, ma lungimirante plurimillenaria della grande chiesa episcopale di Roma. Allora, e quindi andiamo a esaminare un po' di Franceschiello da Buenos Aires. Da Buenos Aires, allora, buona aria, tante arie, infatti, va bene. Allora, dal 92... Bisogna vedere anche le arie da dove emesse. I venticelli. Siamo a livelli di santità qua, Sì, sì. Capito? Allora, tralascio tutta una serie di cose che ve le andate a leggere per conto vostro, ma occorre dire che sono stati... completamente elusi e violati almeno 3 articoli della Costituzione, quindi oltre a tutto qui si ravvede nel comportamento di questi personaggi e di queste entità criptiche e anche eteree, no? Un po' criptiche, un po' eteree che vagolano in questo ambiente molto offuscato, molto illusorio, no? E quindi molto vago, così impercettibile, indefinibile, ecco. Ci sono... Anche perché poi queste entità vanno per conto loro. Cioè, se noi pensiamo, no, che queste persone abbiano anche finalità politiche, in linea di massimo sbagliamo, perché l'entità politica viene dopo. Questi fanno solo i loro interessi strettamente economico-finanziari. Bisogna ricordarselo molto bene, fregandosi altamente se queste decisioni comportano la morte di 1 o di 10 milioni di persone. Ah, non gliene importa solamente. Allora qui le considerazioni, rivelazioni, rilevazioni e valutazioni. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ora ditemi voi, una società che sta decentralizzando... Era fondata sul lavoro, parleremo quando faremo la conferenza dedicata alla riforma costituzionale, lo ripeto, a via Salustiana 27A alle 17.30 a Roma, il 16 novembre prossimo. A Roma. Allora, con questo occulto assetto al voto di Banca Italia S.p.A., le società bancarie, i cui soci occulti
sono gli stessi hedge fund socio-occulti delle multinazionali industriali, acquistano a prezzi stracciati dopo che gli hedge fund stessi le hanno fatte cadere in borsa, così con vendite allo scoperto, su cui né la Consob né Banca Italia hanno la possibilità per legge di vigilare, impedito dal loro statuto. Spiega il meccanismo. No, aspetta, no, andiamo avanti, non entriamo troppo nel dettaglio, perché sennò pezzi strategici dell'industria nazionale, dopo averne acquisito il know-how, delocalizzano la produzione in paesi a basso costo della manodopera, creando perdite di posti di lavoro in Italia. Tasso di occupazione al 13% ultimamente, il secondo più elevato in Europa, e quindi ipotizzando un attentato alla Costituzione dello Stato, perché se non c'è più il lavoro, perché tu mandi via l'80% delle industrie all'estero, oppure fai produrre varie fasi delle produzioni all'estero per metterci solo l'assemblaggio in Italia, è chiaro che tu stai facendo un reato, incentivando questo reato alla distruzione del lavoro in maniera esplicita, facendo neanche la storia, che la Costituzione italiana si basa su un concetto fondamentale: è una repubblica basata sul lavoro. Allora, fino ad oggi hanno talmente deteriorato questo concetto che siamo arrivati alla fine per cui una masnada di delinquenti al servizio esclusivamente del potere finanziario vogliono andare a interferire anche su questo. Ricordiamo che uno dei punti essenziali della cosiddetta riforma della Costituzione è l'eliminazione del CNEL, che è uno dei soggetti assolutamente più utili di liberalizzazione del mercato sociale. È il corollario del concetto costituzionale che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, perché se togli il CNEL, che è la Camera di Compensazione degli Interessi Datoriali e dei Lavoratori, finisce tutto, è quello che vogliono, cioè la finalità dello Stato che sociale. La JP Morgan, padrona fisicamente di questa corte dei miracoli costituita da quello che gli italiani credono essere il loro governo, peraltro non nominato e nemmeno eletto, è chiaro, è quello di eliminare i concetti fondamentali che per i costituenti erano alla base della Costituzione. Una repubblica, la disgregazione dei diritti, esatto. È quella la loro finalità. Vogliono una massa di schiavi incapaci di intendere il volere, apatica, assolutamente docile, esatto. Non assolutamente malleabile, gestibile. Questo vogliono loro, esatto. E non uomini. Oh, esattamente. Articolo 47. Più uomini, esseri umani. Articolo 47 della Costituzione italiana: la Repubblica controlla il credito. Con questo assetto di voto di Banca Italia viene di fatto invece impedito alla Repubblica Italiana il controllo del credito, e quindi anche qui attentato alla Costituzione dello Stato. L'articolo 47, seguito poi: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l'accesso al risparmio popolare, alla proprietà della creazione. Tutela il risparmio. Con questo occulto assetto al voto della Banca Centrale Nazionale, Banca d'Italia, viene di fatto impedito la tutela del risparmio. E poi ancora, il 31/12/2016 e nel 2017, sentite questa, scadono rispettivamente 100 miliardi di euro e 200 miliardi di euro nel 2017 di obbligazioni emesse dalle banche italiane e sottoscritte per il 70% dalle famiglie italiane. Obbligazioni che con la regola del bail-in, quel cazzo di legge che hanno approvato ultimamente i signori Boschi, Matteo Renzi e compagnia cantante, saranno convertite in azioni dalle banche stesse, azioni quotate oggi anche meno di mezzo euro, e come appunto è il caso di Carige, MPS, BPM, eccetera, o circa 2 euro al massimo, Intesa, Unicredit e Popolare. Quindi 5 milioni di italiani, pertanto, fra il 2016 e il 2017 perderanno quasi totalmente i propri risparmi, cioè 300 miliardi di euro, non qualche bruscolino. Con questo occulto assetto al voto di Banca Italia SBA non è ovviamente tutelare né il risparmio né l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione, ossia vengono violati con questo occulto assetto al voto di Banca Italia SBA i dettati di tutela appunto del risparmio e proprietà dell'abitazione, il cardine della nostra Costituzione, quindi altra fattispecie di attentato alla Costituzione. Non leggo tutto perché la cosa sennò sarebbe anche tediosa, però voglio dire ancora che
che questo fa parte di una strategia più, più ampia e globale di conquista all'interno delle, delle funzioni e delle istituzioni e dei diritti garantiti dalle istituzioni ai cittadini. Qui oggi siamo di fronte, come ho detto un attimo fa, a un aspetto di devastazione dello Stato, di non solo dello Stato in quanto strutture, infrastrutture, beni, risorse, demanio, eccetera. Si sono venduti pure il culo della madre, scusate l'espressione. Ma essendo figli di puttana, è normale. Vendevano assolutamente qualcosa molto mercatante. E certo, ma il guaio è che hanno venduto anche il culo delle nostre madri, che esatto. È molto più grave. Sì. È molto più grave. E io questo non lo permetterò mai. Esattamente. Perché mia madre è sacra, perché mia moglie è sacra, perché mia figlia è sacra. E loro non solo fisicamente, il loro futuro è sacro. Io voglio un futuro decente per i miei discendenti. Allora, qui la questione quindi è molto grave. Non è solo una questione di opinioni e di comunicazione, non è più una questione di opinioni, di comunicazione, di concetti o di principi o di pareri o di opinioni o di fazioni, no? Uno sta da una parte e uno dall'altra e si difende il piccolo orticello. Qui ci hanno inculato a tutti i ragazzi, qui non c'è più bisogno di essere comunisti, fascisti, liberali o democristiani o che altro. Qua occorre prendere la decisione estrema, prendere uno salto della barricata, bisogna prendere una posizione definitiva, fino a che non avremo sconfitto questa gente, chiamiamola gente per non dire bestie, che stanno, stanno conducendo la nazione non solo in Italia, dappertutto, questo sta succedendo dappertutto, in maniera più o meno occulta, più o meno palese, più o meno avanzata nella conquista del potere assoluto da parte loro, ma questo è il momento, questa è la situazione generale. Quindi non possiamo permettere più che ci sia una sola possibilità di attesa, dobbiamo agire adesso, non poi. Qualcosa succederà, qualcosa cambierà. Oggi bisogna incominciare a prendere le proprie responsabilità, le proprie convinzioni e farle proprie fino in fondo. Dobbiamo cercare di essere sinceri con noi stessi e sinceri col futuro che ci aspetta. È inutile tergiversare pensando che arriverà prima o poi un liberatore. Il signor Tonino Di Pietro non era un liberatore, il signor Matteo Renzi non è un liberatore, il signor Grillo non è un liberatore, sono solo tante facce dello stesso potere. Penso di aver detto tutto. Vuoi aggiungere? Niente, ricordo ancora ai nostri amici, perché bisogna sempre definire i rapporti. Il rapporto tra la cittadinanza, e lo diremo anche questo, possibilmente, se ci lasciano un po' di tempo per dirlo, se no continueremo a dirlo su internet, il rapporto tra il potere economico finanziario e il cittadino è fondamentalmente tutelato dalla Costituzione. Tant'è vero che le Costituzioni ne parleremo. Parleremo di come nasce l'idea della democrazia, la quale nasce fisicamente, strutturalmente, prima di tutto a Roma, e noi lo sappiamo perfettamente perché ogni 21 di aprile siamo stati anche disturbati assalite dai post comunisti, e questo è indicativo. Assolutamente indicativo, e andiamo a rinfrescare la nostra promessa sulla linea della promessa di Simón Bolívar. La prima democrazia è nata lì con la costituzione dei tribuni del popolo, cioè dei tribuni della plebe. L'altra fondamentale rivolta in nome del popolo, per nome dell'uomo contro l'economia e la finanza, è avvenuta con la nascita e lo sviluppo dei sindacati inglesi. Poi abbiamo la rivoluzione francese. In questi tre casi abbiamo sempre una impostazione che è legata alla Costituzione, perché la Costituzione è l'arma vera e propria in cui c'è il discrimine, da una parte l'economia, da una parte la finanza e l'usura, e dall'altra il popolo come sommatoria di singoli individui e personalità umane. Quindi la difesa della Costituzione
è la difesa della politica contro l'economia ed è la difesa sostanziale dell'essere umano nei confronti del potere anonimo e coercitivo della finanza. Ricordiamocelo bene. Dopodiché, cari amici, è come, arrivederci. È come l'ultima battaglia della guerra di Spagna, in cui morirono tantissime persone, oppure la battaglia della guerra di secessione americana, dove ci furono Atlanta. Battaglia di Atlanta, che fu veramente qui siamo di fronte alla battaglia decisiva. Cioè, noi se perdiamo questo possibile scontro vittorioso, abbiamo di fronte secoli o millenni di schiavitù, finché sì, a un certo punto la gente dovrà per forza prenderne atto, piuttosto che morire, arrivare a fare dissanguati. No, vedere la vita, ridursi la vita dell'uomo di nuovo a 40 anni come era ai tempi di Nerone, e quindi dovremmo di nuovo fare i conti con una ai tempi dei papi, servitù della gleba, del potere papale del medievale, che era molto interessante, valeva la pena di viverlo, capito? Ecco, va bene, abbiamo finito così? Certamente. Ragazzi, stasera veramente abbiamo detto delle cose di una gravità assoluta. Non è possibile rimanere inerti e passivi e impassibili di fronte a cose del genere. Io penso che se c'è qualcuno di là, lì dentro quella telecamera, che ci vedrà domani, stasera, dopodomani, e sente queste cose e non prende la zappa e il forcone per andare a spaccare la testa al primo banchiere che gli si presenta davanti, veramente non c'è speranza. In ogni caso, se non vuol prendere il forcone, può sempre prendere la denuncia, che ovviamente comparirà su Alba Mediterranea, la stampa, e la va a presentare dove vuole: carabinieri, polizia carceraria, vigili urbani, vigili del fuoco, forestali. Questa denuncia noi l'abbiamo depositata qui alla Procura di Roma, ma da domani cominceremo a spedirla a tutte le procure italiane. Quindi tutti i procuratori della Repubblica Italiana sono avvertiti. A breve vi arriverà questa documentazione. Fateci vedere da che parte state. Anche a nome di Assoconsumatori. Sempre so long. Sempre. Laudetur Priapus.